Il re guelfo scende per i campi di Ovindoli, dove sosta per far riposare il proprio esercito, per poi riprendere il viaggio in direzione dei piani palentini. Le sorti di un re, Carlo I d'Angiò, il passaggio, rientra nel progetto Marsica medievale, nato circa 20 anni fa dalla volontà del Centro Studi Culturali Carlo d'Angiò, presidente l'architetto Lorenzo Fallocco. L'iniziativa intende promuovere le ricchezze del territorio in un ambito storico-culturale. Può vantare una condivisione con le amministrazioni comunali che, nel loro passato, sono state testimoni del passaggio guelfo o ghibellino. Oggi vede coinvolte 3 regioni, Abruzzo, Lazio e Campania. Ovindoli, una piazza gremita di persone ad assistere alla rievocazione storica dell'arrivo di Re Carlo al cospetto del nobile feudatario a cui chiede fedeltà prima di intraprendere il viaggio verso i piani palentini dove affronterà il principe Corradino di Svevia. I saluti istituzionali sono stati rivolti al folto pubblico dal vice sindaco di Ovindoli, dottor Raffaele Siciliano. Noi naturalmente ringraziamo l'organizzazione di Marsica Medievale perché siamo finalmente entrati anche noi in questo circuito molto importante che è delle rievocazioni storiche, soprattutto di questa rievocazione storica molto importante dal punto di vista sia storico che culturale. È il primo esperimento quest'anno, contiamo di attrezzarci per il meglio nei prossimi anni e farà diventare uno dei momenti più importanti dell'estate ovindolese. In questo ricco cartellone che noi offriamo ai nostri ospiti che vengono a soggiornare ad Ovindoli sicuramente entrerà a far parte anche questa manifestazione e sarà un punto centrale di tutta l'estate ovindolese. Grazie a tutti coloro che parteciperanno, ci sono molti gruppi storici di tanti comuni, grazie a Marsica Medievale e a tutti coloro che concorrono alla buona riuscita della festa. Grazie e buon divertimento. Fondamentale la presenza di Maria Olimpia Morgante, sindaca di Sculcola Marsicana, terra dove si è svolta la sanguinosa battaglia. La prima cittadina ha invitato tutti a partecipare al grande corteo del 23 agosto, che quest'anno conclude la cerimonia dei festeggiamenti dei 750 anni della Battaglia dei Piani Palentini, conosciuta come di Tagliacozzo. La chiusura di questi saluti che aveva iniziato. E la mia è la città della battaglia, ripeto, questa battaglia nominata da Dante nella Divina Commedia e che ha cambiato le sorti dell'Italia e dell'Europa. Io ringrazio tutti i comuni che sono entrati a far parte di questo progetto perché siamo circa 20 comuni e come dicevo prima 3 regioni. Concludo i miei saluti appunto ringraziando tutti i figuranti, vedo che sono tantissimi e il corteo è molto bello e ben strutturato. Quindi vi auguro un felice proseguimento di serata, grazie al vice sindaco per l'ospitalità e buon divertimento a tutti. Al suono squillante delle chiarine e dalla forza dei tamburi, il corteo storico si è snodato per le vie del borgo, rappresentato dalle figure dei nobili, su cui primeggia quella del feudatario con la sua corte, seguono poi i popolani al rientro dai campi. Il palazzo, che si dice aver ospitato il re, era di appartenenza dei conti Belardi di Celano, alleati del Papa e quindi filoangioini. Piazza San Rocco, palcoscenico di contesti medievali, le zone del mercato con la rappresentazione degli antichi mestieri, lo speziale, il dipintore, l'alchimista, l'arcolaio e il grande sontuoso banchetto in onore di Re Carlo e per allietare la sua permanenza musiche medievali e danza.
e Carlo arriva a cavallo per chiedere personalmente la fedeltà al feudatario. Accanto a lui il fido consigliere Erard de Valéry, vero artefice della vittoria del re angioino. Grande esibizione del gruppo storico Sbandieratori di L'Aquila, accompagnata dai calorosi applausi del presente.